Ricordo un anno e mezzo fa, con il sindaco Bucci, abbiamo visitato questo spazio su suggerimento dei parenti delle vittime del crollo del 14 agosto, che ringrazio una volta di più per la loro attenzione, per la loro presenza, per la loro forza, per la loro convinzione. Loro volevano che il memoriale nascesse sotto l'ex Pila 9 del Ponte Morandi, e quando siamo venuti a visitare questi ex capannoni che contenevano già allora le macerie del Ponte Morandi, che erano sotto sequestro come sono ancora oggi, abbiamo capito che il memoriale aveva già il suo luogo. La forza, la silenziosa potenza di queste macerie e la drammaticità di queste macerie era già di per sé il contenuto di un invito alla memoria, al ricordo e alla consapevolezza.